Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, l'ultima volta avevamo appurato che praticamente tutto ciò che stiamo vivendo è un sogno, motivo per il quale adesso il nostro punto di vista, diciamo così, è cambiato e dove abbiamo trovato una chiave. E ci aveva detto il gufo di andare prima al tempio a sud, poi quello a nord, quindi quello a sud è questo. Ce lo siamo fatto, adesso dobbiamo andare a quello a nord. Ecco appunto, ci facciamo colpire come si deve. Vediamo di trovare qualche cuore magari, per evitare anche questo fastidiosissimo beep. Ok, riusciamo a scansare. Dai, cuoricini, cuoricini, nessun cuoricino. Ok, andiamocene a nord. Ce ne andiamo a nord e praticamente dobbiamo sollevare qui. No, di qua. C'è un modo per salire qui sopra? In questo caso ci lancia una bomba. Oh. Per il momento credo di no. Quindi andiamo di qua. Alla carica. E ripassiamo da quest'altra parte. Oh, perfetto. Siamo già fatti colpire. Siamo un pochettino a corto di vita. Se non ricordo male, qui da qualche parte. Oh, intanto tre mele. Ce le pappiamo subito. No, ancora non le avevamo mai prese. Fa recuperare un cuore. Oh, che però ci hanno subito tolto. Allora, andiamo per di qua. Qui su cosa c'è? Su cosa c'è il ponte? Allora, noi dovremmo andare. Allora, intanto qui c'è una fata e dobbiamo anche, mi sa, riempire il barattolo, quindi vediamo un po' di là su. Dopodiché potremmo andare da quest'altra parte. Allora sì, facciamo così. Andiamo prima di qua, dalla fatina. Ne abbiamo a quanto pare un estremo bisogno, quindi scendiamo. Saltiamo. Lì sotto c'è un cuore, ma non possiamo ancora nuotare e quindi non ce lo possiamo prendere. Mentre qui possiamo andare di qua. Ok, colpito e affondato. E ci andiamo a prendere una fatina e tutti quanti i cuori. Questi funghi sono maledettissimi, veramente. Ecco, lì dobbiamo andare. Mettere la chiave che abbiamo trovato. Oh no no no, dovevo catturarla quella fata. Vabbè, pazienza, ci sono presa così. E il tempio a nord, non potendo orora nuotare, andiamo un pochettino. Ok, di prendere la strada giusta. Qui abbiamo messo una bella bombetta e ci possiamo, adesso che abbiamo la carica, andare a sbloccare qualunque cosa ci sia qui sopra. Facciamo così. Compiamo questo, spingiamo.
Solo una rupia. Ok, andiamo a portare l'ananas. Oh, per un pelo. A portare l'ananas al tizio che è rimasto bloccato sopra la montagna, passando per... maledetto. Saliamo qui. È riuscito comunque a colpirmi. Incredibile. Qui abbiamo una porticina. Dobbiamo scavare? Vediamo un po'. Eh sì, conchiglietta. Conchiglietta. Conchiglietta nascosta. Allora, adesso possiamo entrare qui e ci entriamo. Allora, saltiamo, spingiamo. No! Ha spinto anche a me. E non avendo il rampino, non possiamo logicamente entrare lì. Allora, possiamo però andare di qua. Non ci serve assolutamente a nulla. Quindi risaliamo. Oh, un frammento di cuore. Trovato proprio così per sbaglio. E ce lo prendiamo. Andiamo di qua. Quella è dai cuori, altopiano. Noi dobbiamo andare qui. Di qua. Rompere i massi. Bam bam. No, mi sono fatto colpire come uno stolto. Solleviamo sassi e dobbiamo entrare nella grotta. Nella grotta qui. Proprio qui. Sì. Proprio. O forse. Allora, intanto andiamo un secondino a portare il frutto a quel tizio. Maledetti pipistrelli, mi fregano sempre. Spingiamo qua senza problemi. Ok, saliamo perché adesso abbiamo ciò che ci serve. E qui? No, è di là. È di là. Qui c'è solo uno scrigno. Quindi carica, esplodiamo questa specie di tende. Non si capisce bene. Eccolo lì. Quel tizio ha bisogno di noi. Era qui la porta? Vediamo subito. Mi pare proprio di sì. Mi pare proprio di sì. E andiamo. Ghiando la protettrice. E passiamo qua. Adesso ce l'abbiamo. Vediamo un po' che cosa ci dà. Visto sono che guai, proprio come ti avevo promesso. Il fatto è che durante l'escursione mi è venuta una fame. Ma una fame che ora non riesco più a muovermi. Non è che con te qualcosa di vitaminoso da mangiare? Certo, ecco. L'ananas. Oh, questo ananas sembra squisito. Me lo mangio subito. Bel capello. E adesso mi sento molto meglio. Ah, sai cosa ho trovato durante la gita? Un ibisco, cioè un tipo di fiore. Bello, vero? Prendilo, te lo regalo. E dobbiamo andarlo a portare al villaggio degli animali. Questo ibisco. Ok, fatto questo, adesso ho ritrovato le mie forze. Va benissimo. Possiamo riscendere direttamente da qui. Facciamo prima. E possiamo... vediamo un attimino. Qui la cascata c'è ancora. Quindi dobbiamo andare di qua. C'è una scorciatoia. No, non si può tagliare in alcun modo. Dobbiamo per forza rifarci il giro da di qua.
Ok. Non mi ha preso la... la rupia lì. Ingannevole. Facciamo così. E usciamo. Benissimo. Praticamente... possiamo... secondo me andare di qua. 5 rupie però in un colpo ce le dobbiamo prendere. Così riandiamo a 104. Scendiamo. Oh, è riuscito a prendermi. È riuscito a prendermi. Vediamo un po' qui. No, qui ci va. Scritta quella ci va il Lofi, ok. E invece noi dobbiamo andare. Intanto andiamo al villaggio degli animali. Teletrasportino qui. E abbiamo Easy. Il villaggio degli animali. E mi pare che sia proprio qui. Se non sbaglio. No. Dov'è la ragazza che ci dà il fiore? Il fiore. Qua. Vediamo subito. Mi sembra colorata. Con i fiori quindi. Potrebbe essere questa. No. È la casa del pittore. Ovviamente sarà l'ultima che vado a vedere. Eccola la casa con i fiori. Ci sono gli stessi fiori sul tetto. Invece no, ragazzi. Incredibile. 10 case. Vuol dire che è l'ultima che visito. Vediamo questa. E invece c'è lo stagno qui. E invece no, ce l'abbiamo fatta. Mi porta un fiore ibisco. Che galante. Senta, visto che lei è proprio un gentiluomo, avrei una piccola richiesta da avanzarle. Posso rivolgerla? Sì. Le sarei tanto grata se consegnasse la mia lettera al dottor Wright, la cui residenza si trova proprio al limitar del bosco misterioso. Sono nelle sue mani, mi raccomando. Ok, andiamo subito a portare la lettera. Andiamo subito di qua. Abbiamo, mi pare, un teletrasporto sicuramente, perché sta... qui è questa la casa, quindi andiamo per teletrasporti, altrimenti ci vuole veramente troppo tempo. Andiamo per di qua al teletrasporto più vicino, che è momentaneamente questo qui, e andiamo. Let's go. Perfetto. Senza problemi. Preso al volo con una sassata. Micidiale. Micidiale. Andiamo di qua. Questo non si può eliminare. Una maledizione. Neanche lì. Mamma mia, li ho saltati tutti. Andiamo di qua. Eccoci arrivati. Abbiamo pure qualche rupia che male non fa. Ed eccoci qua. Perfetto. Consegniamo la lettera. E questa cos'è? Una lettera per me. Oh, che felicità. Bellissima questa cosa, ragazzi. Ma guarda, c'è anche qualcos'altro qui dentro. Christine mi ha fatto omaggio di una sua foto. E invece, ragazzi, la foto di Peach, come avete visto, non è altrettanto aggraziata nell'aspetto. Oh, ma che beltà. Aspetta, devo assolutamente sdebitarmi con te. Purtroppo l'unica cosa di cui posso disfarmi è questa scopa. Non è che può servirti? Meglio di niente. E se vi ricordate, la scopa, l'unica che vediamo in giro, è quella di quella anziana signora che si trova nel villaggio. Facciamo un salto nel villaggio e vediamo se è lì. Passando da di qua. Non so se potevamo usare il teletrasporto, ma non penso. C'è nulla lì sotto. Quindi andiamo direttamente di qua. Passando di sotto qua. E
Ci ritroviamo. Ormai si conosce a memoria la mappa. Eccoci qua. Qui sotto vediamo che... Eccola qui! Non ha più la scopa. Urrà, una scopa nuova! Che bravo ragazzino, è davvero per me? Sì. Così ora può tornare a pulire il suo giardinetto. Piccino, per ringraziarti ti do una bella cosa. Ecco, prendi questo amo da pesca che ho trovato mentre spazzavo l'argine del fiume. Hai scambiato la scopa con un amo da pesca, non vedo di scoprire cos'altro lo scambierai. Perfetto. Allora, fatto questo, direi che entrando qui possiamo mettere qui qualcosa? Pianta piranha non ce l'abbiamo. Va bene. Benissimo. Allora, dobbiamo a questo punto andare a prendere nel deserto la chiave, come ci viene detto. Anche perché l'amo da pesca, non so se al momento lo possiamo andare a scambiare. Lo vediamo subito. Intanto torniamo lì. Allora, adesso, se non ricordo male, dobbiamo andare a spostare il tricheco. E il tricheco non è qui. Mi pare in spiaggia dobbiamo andare. Qui no. Mi pare che ho già preso lì dentro. Ci andremo poi in questa baita. Nel villaggio dovrebbe esserci un indizio. Andiamo a tutta nel villaggio, caricando i nostri nemici come se non ci fosse un domani, e andiamo di qua, ovviamente senza prendere troppo a testa dei muri. Saliamo su. Di qua. No. Nella nostra casa. Sposta di pollo. Pollaccio, c'è una lettera. Sono in spiaggia. Ok, quindi mi ricordavo bene. Perché vanno fatte in una certa sequenza le cose, quindi più o meno. Ci ho messo un coffo di tempo a capire questa cosa, e quando l'ho fatto mi sono finito il gioco in solitaria, e quindi andiamo lì proprio nella spiaggia dove allora, qui c'è anche nella spiaggia dove ci hanno trovato, qui c'è anche una porta, però al momento non ci possiamo far nulla. Perché? Perché è vuoto. Però, vedete, c'è qualcosa. Anche qui l'acqua si muove. Quindi c'è qualcosa, ma noi non possiamo vederla al momento. Si fa intuire che ci sia qualcosa anche dal rumore della voce. Si lascia intuire. Quindi andiamo qui sotto e c'è Marin. Oh, Link, che bello incontrarti qui. Ti va di farmi compagnia a parlare un po'? Ma certo. Allora, si fanno questa chiacchieratina in spiaggia. Chiacchieratina. Queste palme da cocco mi sono sempre chiesta, da dove provengono? Sai, Tarin dice sempre che oltre il mare non c'è niente. Ma secondo me si sbaglia, ci deve essere qualche altro posto lontano da qui. Link, ovviamente, religioso silenzio. Lo sai, Link, quando ti ho trovato sulla spiaggia ho sentito un tuffo al cuore. Mi sono detta, è venuto qui da un posto lontano per lanciarci un messaggio. Ovviamente il silenzio tombale di Link. Se fossi una gabbianella, volerei lontano, lontano, fino allo sfinimento.
viaggerei in lande remote e canterei per tutte le genti desiderose di ascoltarmi. Chissà, forse un giorno il pescevento risponderà alle mie preghiere e il mio sogno si avvererà. E Link lo cuoce. Ehi, hai sentito quello che ho detto? Link, mi stai ascoltando? Sì, sì. Faccio cenno, ovviamente non ti dico di sì, eh. Dai, raccontami di te. Sai che mi piacerebbe tanto visitare la terra da cui provieni? Oh, perdona la mia faccia tosta. Eh? Il tricheco mi vuole vedere. E va bene, andiamo. E bravo, Marin ti accompagna. Forse è la tua grande occasione. Andiamo, Marin. Per di qua. Marin, spero tu sappia saltare quanto me. Via. Oppla, bravissima. Senza neanche prendere la rincorsa. Una campionessa. Andiamo al villaggio degli animali. Si va. Let's go. Eccoci qua. Siamo arrivati. Villaggio degli animali. Diamo al tricheco. Pip pop. Cuori non ci mancano. Ed ecco il tricheco. Tricheco. Sì, è quel pigone del tricheco. Che dici, gli facciamo uno scherzetto? Vai. Il tricheco è happy. Si è emozionato al canto di Marin. E boom, si è buttato in acqua. Ci ha liberato la strada. Visto che faccia ha fatto? Oh, mi sta chiamando. Succede tutte le volte. Ha ha ha. Link, vado a fare un salto al villaggio di Milani. Vieni a trovarmi lì, va bene? Va benissimo. E quindi adesso abbiamo liberato la via. Perfetto. E prima di... c'è un coso... qualche cosa... No. Diamo un secondo da Marin, perché la nostra ocarina... La nostra ocarina... Può fare qualcosa. Eccola, ma che bello, un'ocarina. Ti va di accompagnarmi mentre canto? Certo. E Link riproduce la melodia. Così, improvvisata. La prende tutta, ragazzi. Intanto guardate come si gongola l'orsetto. Proprio se la sta goda la canzoncina. Che te ne pare? È molto toccante, vero? Quella melodia rimane subito impressa in mente. L'hai imparata? Sì. Ha imparato la ballata del pescevento. Già sai che il canto di Marin ti rimarrà per sempre nel cuore. Per favore, non dimenticarti mai della ballata del pescevento, e di me. Senz'altro. Nessuno ti dimenticherà. Andiamo per di qua. Eccoci nel deserto di Yarna, ragazzi. Yo. Finalmente ci siamo. Acquisiremo un nuovo grande potere che non vediamo l'ora di acquisire. Di qua, di là, c'è il boss, di su, di giù, di qui, di lì. Andiamo in questo lab ir into. C'è anche una scala lì. Ma prima andiamoci a prendere. Corri. Alza. E beccati questa conchiglia. Andiamo nella scala, vediamo un pochettino. Cosa si cela in questa scalinata. Op. Ci
siamo, scendiamo e vediamo che... che ci sono solo tanti cuori. Ah, sì, ragazzi, ok, questa scalinata. Mettiamo una bombetta qui. Op. Mamma mia, che colpaccio, ragazzi. Al volo girato di spalle, cioè una roba proprio da pro. Da pro delle spadate volanti. Fu. Ok, andate qui, lo rifaccio. Op. Wow, mamma mia, un ninja, ragazzi. Non sono un Link, sono un ninja. Andiamo per di qua. Per di su, per di giù. Vediamo che cosa ci dice. Alla fine del sogno, tutto si fa spuma. I mostri, gli amici, tutto si fa spuma. Ecco perché alcuni temono l'araldo del risveglio e ne ostacolano il cammino. Praticamente, come ci ha fatto capire anche nel video precedente, tutto ciò è un sogno. Non sappiamo in che modalità, come sta svolgendo questa cosa, ma è un sogno e quindi, diciamo, il male non vuole che si risvegli l'araldo, perché in qualche modo farebbe risvegliare Link da questo sogno e far sparire tutto. Fastidioso insetto, bzz, vattene, bzz, 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 non me ne vo, non me ne vo. Eccolo qui, dobbiamo prendergli la testa senza andare a finire al centro di questo. Ovviamente, avendo la tunica rossa, prendo solamente la metà dei colpi. Possiamo anche beccarne qualcuno, perché tanto abbiamo i cuori che servono. L'importante è non uscire per sbaglio da questa spirale, altrimenti... Ok, me ne volevano il doppio, ragazzi. Eccola qui. Wow. Abbiamo finalmente, ragazzi, la chiave dell'Ofio. La chiave dell'Ofio, fondamentale. Fondamentale. Andiamo alla cascata. C'è un teletrasporto che ci renderà tutto molto più comodo. Molto più comodo. Quindi, senza indugi, andiamo per di qua. Andiamo per di là, andiamo per di su, andiamo per di giù. Teleport. Oh, attenzione, si sentono delle ali. È il nostro amico. La foggia di quella chiave ricorda un pesce che risale una cascata. Dunque, per te è giunto il momento di recarti alla cascata della montagna. E ricorda, quando l'acqua è risalita fino alla cima, non resta altro che cadere giù. E quindi ci teletrasportiamo. Ma prima mangiamoci due mele. Eccone una. Eccone un'altra. Op. Due cuoricini easy. E ho sbagliato strada. Di qua. Per di qua, per di là, per di su, per di giù. Un altro cuore. Ciao Marin, un piacere rivederti. Devo andare adesso. Spada alla mano. Eccoci. Teletrasportiamoci al massimo della velocità, anche perché questo episodio siamo su 28 minuti, quindi è bello lunghetto. Bello lunghetto. Spostati via. Eccoci. E la cascata. La cascata si apre e lascia intravedere ciò che c'è dietro la cascata. Wow. L'abbiamo aperta. Quindi adesso, logicamente, che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a... dove prima non potevamo passare, adesso ci possiamo andare e buttarci di sotto qui. Allora, let's go. Tanto, diciamo, è easy peasy. Giustamente ci si arriva in un batter d'occhio. Ecco, appunto, da qui. Via.
via il sasso. E non mi colpirete questa volta. Di qua, op. Qui. Carica. A posto. Ormai ci siamo. Pam. Per di qui. Oh yeah, siamo arrivati da questa parte. Ci si tuffa, anche perché qui l'acqua è profonda e non possiamo andarci. Yeah. Cosa c'è qui sotto? Vediamo un po' prima di entrare. Vediamo, vediamo. Ah, ecco, c'è l'uscita che ci porta dall'altra parte. Quella che avevamo visto negli episodi precedenti e che non si sapeva dove andasse a finire. Quindi entriamo. E qui, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Ci affronteremo l'abisso dell'Ofio nel prossimo video, anche perché altrimenti, diciamo, si allunga troppo la questione. Siamo già a 31 minuti. Quindi, se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, un commento, fammi sapere cosa ne pensi. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.